Benvenuti a un nuovo video dedicato a Margaret Atwood. All'interno di questa serie, infatti, dopo aver raccontato qualcosa sul libro Vi racconto l'astronomia, ho iniziato a leggere di alcuni passi tratti dal libro, scelti ovviamente a mio semplice gusto. Fin dall'antichità le stelle erano individuate grazie alle costellazioni, gruppi di stelle che congiunte idealmente formano figure immaginarie come l'Orsa Maggiore e l'Orsa Minore, chiamate anche Carro Maggiore e Carro Minore, perché formano entrambi un quadrilatero con una specie di coda, il timone, che dà l'impressione di un carro. Le costellazioni non hanno nessun significato fisico, le stelle che le formano sembrano vicine, proiettate sulla volta celeste, ma nella terza dimensione la loro distanza da noi e fra di loro può essere molto diversa. Una bella costellazione facilmente riconoscibile Orione, che si vede sorgere a est all'inizio dell'inverno, caratterizzata da due stele molto brillanti. Una supergigante rossa, Betelgeuse, con un raggio 400 volte quello del Sole, una delle più grandi. Se il Sole fosse grande come Betelgeuse, ingloberebbe anche Marte. L'altra è Rigel, una stella azzurra. Anche Cassiopea è una costellazione ben riconoscibile perché ha la forma di una W e si vede quasi allo zenith. I nomi delle stelle sono indicati con una lettera dell'alfabeto greco, a partire da alfa e poi via via in ordine decrescente della luminosità apparente, e col genitivo del nome in latino della costellazione, per esempio Alfa Lirae, vuol dire che la stella più brillante della lira, Alfa Orionis di Orione, e così via. Le stelle più brillanti hanno anche nomi propri dati loro nell'antichità, come Vega, Alfa Lirae, Betelgeuse, Alfa Orionis, Rigel, Beta Orionis, eccetera. Le stelle sono anche indicate con una sigla, indicante il catalogo e il numero d'ordine del catalogo stesso. Le più deboli sono indicate soltanto così, per esempio HD 2055 è la stella numero 2055 del catalogo Henry Draper, colui che finanziò il catalogo realizzato a Harvard da Annie Cannon, che comprende tutte le stelle più brillanti dell'undicesima magnitudine, cioè 100 volte più deboli delle più deboli visibili a occhio nudo. Oggi, con i moderni telescopi dell'ultima generazione e col telescopio spaziale, si arriva a ottenere immagini di stelle di 21esima e 30esima magnitudine, cioè circa 5 miliardi di volte più deboli delle più deboli stelle visibili a occhio nudo. Detto ciò, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli appartenenti a questa serie dedicata al centenario di Margherita Hack. Detto ciò, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima lettura a Chiana e darvi un bel saluti a tutti.